Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Sai, noi siamo pronti per le vostre domande. Sì, no, a me fare i monologhi non mi fa impazzire, quindi secondo me partiamo un po' dalle vostre curiosità, siamo pronti per raccontarvi tutto, quindi fatemi fare un ringraziamento a chi mi ha fatto mettere in questa poltrona, che per me è un orgoglio che va al di là di tutto, è un sogno della vita. Io penso che un tifoso di Fortitudo fare il presidente del proprio club sia una roba incredibile. Mi prendo questa responsabilità con grande voglia, con grande spirito, e dico veramente che non è una cosa semplice, ma è veramente un sogno. Quando ho capito che mi davano questa opportunità, poi ho chiamato anche Marco, perché in questa avventura volevo riportare Marco, che è stato super di atteggiamento, super come persona, e secondo me è l'acquisto più importante in questo momento del club nostro. Quindi quando glielo ho detto non ci ha messo un secondo a dirmi di sì, e fatemi fare un po' di polemica, poi ci andiamo sopra. È stato anche l'unico giocatore che è andato via della Fortitudo e non ha fatto nessun addio. Questo è lo stile di Marco Carraretto, questo è lo stile di Fortitudo. Non ha fatto nessun post su Instagram, su Facebook, su salutare, fare, brigare, è andato via. Beh, insomma, il suo curriculum parla chiaro, e quindi chapeau, e quindi è stato il primo a entrare con me in questa avventura, che ci prendiamo una responsabilità enorme, ma ce la prendiamo e ci mettiamo la faccia. Poi se Marco vuole dire qualcosa, iniziamo le vostre domande. Ma anch'io sono molto contento di essere ritornato a far parte di questa che la considero una grande famiglia, partendo dalla proprietà, partendo da Cristian che è diventato presidente, partendo da tutto lo staff e dal gruppo dei nostri tifosi. Come ha detto Cristian, ci siamo conosciuti quando eravamo in Serie B, abbiamo avuto la fortuna di portare in poco tempo questa squadra nel secondo campionato italiano, e ora il nostro input, la nostra voglia, il nostro desiderio è quella di farla crescere nonostante i buoni risultati dei campionati fatti in A2. Come ha detto Cristian, è un impegno importante, un onere importante, ma anche un desiderio di andare oltre i nostri limiti. Quindi penso che sia lui che io metteremo tutte le nostre capacità, tutte le nostre qualità per cercare di far rendere al meglio questa squadra. Poi, prima domanda per Cristian, può chiederci quale sarà il percorso? Allora, il percorso è, come voi sapete, la fondazione ci vogliono 2-3 mesi, perché c'è un percorso di prefettura, c'è tutto un lavoro burocratico. Il percorso è molto semplice, c'è un impegno di questi imprenditori di 3 anni, quindi è nata questa fondazione, ma faranno parte per 3 anni un impegno di questa situazione. Quindi c'è tranquillità, c'è un progetto da qua a 3 anni, e a settembre verrà trasformato da questo comitato, metà settembre, adesso i tempi tecnici non lo so, però in questa fondazione. Questa fondazione faranno parte 10 soci fondatori e 10 soci sostenitori. I 10 soci fondatori sono quelli che governeranno la Fortitudo e decideranno chi gestirà la 103 e l'Academy. In questo momento hanno dato il mandato a me, e per 3 anni ho il mandato per cercare di fare un percorso fatto bene. Quindi è molto semplice, la cosa importante è che dà stabilità, perché è un impegno triennale, non è un impegno
una tantum, c'è un percorso, quindi in questo momento abbiamo voluto costruire proprio un percorso di continuità, perché in 2 mesi non si fa niente, cioè ci vogliono almeno 3 anni, l'obiettivo era 5, era un impegno molto lungo, però già 3 ti dà l'opportunità di programmare percorsi interessanti. Cioè ci sono, è giusto che lo dicano fra virgolette chi fa parte, che adesso è Muratori ma sarà Melloni il presidente. A settembre verranno fuori tutti i nomi e faranno, si faranno, quando è fondazione è giusto che venga costruito bene il percorso della proprietà, però sono 10 imprenditori che hanno garantito l'opportunità di andare avanti per altri 3 anni, però non ci possiamo neanche dimenticare chi c'era prima. Secondo me va fatto un plauso a chi ha costruito questo percorso, che non è abbandonato perché una parte è dentro anche nella fondazione, quindi bisogna dire che bisogna essere anche molto onesti, cioè in questi anni qua di rinascita di Fortitudo non è mancato niente, sono stati pagati gli stipendi, sono state pagate le iscrizioni, quindi secondo me non ci sono stati litigi, alla fine nessuno si è mai dimesso e quindi direi che secondo me in questi anni qua, che sono qua io da quando 4 anni sono ripartito, alla fine qual è, cosa ci si può accusare a questa società? Cioè mi meraviglio di gente che dice la società dov'è? È qua, c'è scritta, non c'è mai stato un problema a pensare di ci scriviamo sì, ci scriviamo no, c'è sempre stato, c'è qualche giocatore, c'è stato qualche lodo. C'è solo qualche giocatore che ha fatto il furbo e noi non ci siamo piegati a questi giocatori perché la società c'è, c'era e c'è anche adesso, quindi siamo molto tranquilli e molto sereni e abbiamo le idee chiare. Le differenze le ho dette prima, per loro chiaramente le abbiamo studiate, no? Perché questo era un ingresso, una tantum, qua l'ingresso non è una tantum, ma l'ingresso è per 3 anni, quindi già lì c'è una differenza sostanziale su questo fatto qua, perché non puoi pensare di programmare a vista, quindi per 3 anni abbiamo una certezza che questa fondazione metterà nelle casse della 103 una cifra, che si aggira dai 400 ai 500 mila euro. Se voi pensate che questa società in questi anni ha perso massimo 243.000 euro, mi sembra che sia quella di quest'anno, ma adesso non vorrei dire, però mi sembra così, vuol dire che per 3 anni in questo momento siamo tranquilli. Siamo tranquilli, potremmo addirittura spendere qualche soldo su qualche prodotto che rimarrà per la Fortitudo, tra cui il centro sportivo. Ma il progetto triennale riguarda la fondazione, è collegato anche all'aspetto tecnico del campo oppure sono due cose che tra virgolette fanno? Chiaramente adesso tranne Matteo che ha un contratto di, insomma, ancora di 2 anni, quindi alla fine per noi il percorso è triennale, quello sì, e vogliamo assolutamente cercare di mettere a posto la situazione nel modo migliore. No, come dicevo prima, da questa esperienza non puoi programmare soprattutto anche il settore giovanile, soprattutto anche il futuro di un club, non lo puoi fare a vista, non si può fare, quindi la tranquillità, la serenità di tutti è proprio di mettersi lì a programmare, minimo era 3 anni, non vi nascondo, avevo chiesto 5 anni, però effettivamente 5 anni è lunghissimo, mi stancherò anch'io forse da qua 5 anni, quindi l'obiettivo era proprio di riuscire a lavorare con un progetto, perché se non lavori senza progetto diventa difficile. Mi viene fatta anche quell'ottica che se è raggiunta la promozione sul campo si va avanti, cioè la fondazione tra virgolette è pronta per questo, cioè sì, questo gruppo nasce anche per dare stabilità, per cercare di avere le basi solide per un campionato superiore, questo è sicuro, però sì, bisogna poi arrivarci, perché poi alla fine. Però sicuramente l'obiettivo è stato studiato dall'esperienza precedente di avere delle basi solide per provare a fare il salto, perché il salto sopra, se lo vuoi fare e starci, è impegnativo, cioè, sicuramente questo è sicuro. L'ingresso è blindato?
cosa intende per sono 10 e 10, no? Sì. Arriva l'undicesimo. Nello statuto della fondazione può allargare, decidono i soci se far entrare 11, 12, 13, 14. Oggi il tetto è 10, però si può allargare, cioè come tutte le cose, credo. Non chiedete niente? Non ci credo. Marco, non mi viene da dire. No. Cosa devo dire? Sono due lati separati. No. Io ho una modalità. A che punto... Ciao. A che punto è la seconda trattativa con Cusina? Quella di ieri. Noi aspettiamo questa settimana, la prossima. Che idea ti sei fatto dell'atteggiamento? No, l'atteggiamento di un giocatore di quel livello lì è normale che possa cercare di capire se ci sono opportunità più alte di noi. Chiaro che noi abbiamo fatto una proposta secondo noi molto interessante, ma lui è molto contento di quello che abbiamo fatto. È chiaro che giustamente ci sono degli aspetti tecnici da capire bene, perché non abbiamo fatto una proposta di anche qua di 6 mesi, quindi è una scelta di vita, insomma ci sono tante situazioni che è giusto che un giocatore che fa una scelta di vita si prenda il suo tempo, e noi siamo molto contenti e lo aspettiamo a braccia aperte. Poi è chiaro che se fa un'altra scelta rimpiangerà di non aver scelto la Fortitudo. Marco può essere testimone. Qualora, cosa vuol dire giocare qua? Qualora lui decidesse di non venire, ci sarebbe un'alternativa o secondo te la squadra è già posta? Ma adesso vuoi che parli di General Manager, Cararetto, io Cararetto parlerà con Bonicioli. No, bisogna adesso. Da presidente? Cioè. No, beh, sono un presidente un po' particolare. Io ho già uno che mi chiama presidente, mi viene il brivido. Quindi... No, io, secondo me siamo già molto, molto competitivi. Però è chiaro che è Marco che oggi è il primo giorno, quindi è un argomento che Marco parlerà con Matteo e capiranno bene un po' le loro strategie. Sono convinto che così ne è un giocatore che darebbe qualcosa di più di tutto il resto, quindi, però Marco qua adesso sarà lui con Matteo a decidere bene un po' tutte le strategie. Senti, il vero proprietario si sì. Beh, sì. Diciamo che uno dei sì. Secondo me io posso, non voglio fare, no, però no, per me i veri proprietari sono i soci. Poi è chiaro che secondo me è una voce, cioè non la società, io sono il motore, la propulsione, però il motore l'abbiamo acceso noi. Allora, no, io ti voglio venire a dire, cioè su questo, cioè sono il primo, però ti posso garantire che quando 4 anni fa ho aperto il Palazzo dello Sport, eravamo in 4. Okay, no. Cioè, e nessuno credeva in noi, diciamoci la verità, solo un certo gruppo credeva in noi. E questo va riconosciuto, che la Fossa di Leoni è cresciuto subito in questo progetto. E quindi va detto un grazie, sono qua anche per loro, perché posso garantirvi che in questo percorso qua hanno dato una spinta enorme. Quindi oggi ci siamo tutti, perché poi non ci ricordiamo, 4 anni fa c'eravamo tutti. C'eravamo mica tutti. Da oggi siamo in 5.000 però. 5.005, scusami, ho sbagliato. Quindi alla fine è un lavoro di tutti. Pubblico, però in primis bisogna ricordarselo, c'è stato un... poi che piaccia o non piaccia, no, i 6 piccoli eroi siamo qua anche per loro, piaccia o non piaccia, qualcuno se lo deve mettere in testa. Poi ci sono dei percorsi che piano piano si cerca sempre di migliorare, però chi ha fatto le fondamenta non bisogna dire grazie ogni tanto. Secondo me è arrivato anche il momento di dire grazie, piaccia o non piaccia,
Io gli dico grazie, perché se sono qua è anche per loro, anche per cui i primi quattro che erano con me a aprire quell'ufficio dove c'erano sigilli, scrivania uno sopra l'altro, io c'ho ancora le foto. Non c'era tutta sta gente, mi dispiace, ma è la cosa più bella. Oggi siamo qua e va detto grazie anche a quella gente lì. Io glielo dico, poi se qualcuno glielo vuole dire, a me dispiace. Come dico grazie a Matteo Bonicciolli, che qualcuno si è permesso di fare uno striscione che è incredibile. Ma Matteo Bonicciolli, quando l'abbiamo cambiato, eravamo in DNB. Lui aveva un contratto sotto in casa, che va bene tutto, uno può dire no, prendeva 350.000 euro netti. È venuto da degli scappati, come la gente ci chiama, e ha detto sì. C'è qualcun altro che lui ha fatto crescere, che ha preferito andare da un'altra parte. Noi gli abbiamo pagato, gli abbiamo dato da mangiare, gli abbiamo fatto crescere, ha rifiutato un triennale da noi per andare da un'altra parte. Ok? Bene. Scusami, ma mi nervosisco su sta roba. Sì, diventa un passaggio così importante dal punto di vista del meccanismo, insomma, cambia qualcosa nella percezione del pubblico, che si farà male, rimane ovviamente una componente importante, che anzi è imprescindibile del ballo complessivo. Se cambia qualcosa per loro, se qualcosa da dire al popolo, ma al popolo gli devo dire solo grazie, così devo dire. Però è chiaro che è merito dei giocatori, è merito dell'allenatore, è merito della proprietà, è merito dei risultati, cioè è chiaro che è una serie di componenti il popolo. È chiaro che se gli faccio una squadra che è ridicola, il popolo non viene, cioè purtroppo c'è anche quella gente che non viene. Quindi è chiaro che sta a noi a vendere bene questo prodotto, a cercarlo di farlo bello, cercarlo di farlo ancora più bello, ma quello che conta è lo spirito che noi vogliamo metterci in campo. È lo spirito che noi vogliamo metterci anche in questa società, molto con grande serenità e grande tranquillità, ma il nostro stile è questo, cercare di veramente di metterci la massima passione, e siamo tutti una grande famiglia, per questo è il mondo Fortitudo, assolutamente, dobbiamo essere umili e cercare di veramente andare tutti nella stessa direzione, però basta con queste polemiche, veramente io non riesco, cioè abbiamo fatto uno sforzo a rimettere in pista tutta questo meccanismo, e ci lamentiamo di che? Siamo stati promossi, abbiamo fatto una finale, siamo arrivati nella 5, abbiamo perso gara 5 in semifinale solo perché è andato sulla Virtus, bene, ho capito, bravi loro, io saprei anche perdere però, cioè non è che cosa abbiamo fatto, ho capito, quindi è meglio esserci o non esserci, mi vuoi fare una critica perché sono andati su loro? Cosa devo fare? Mamazia? Se mamazia non ci sono più, Cioè, cosa devo fare? Mi rimbocco le maniche, cerco di ripartire e cerco di rifare quello che posso fare. Poi nello sport si vince e si perde, bisogna sapere anche perdere però. E mai andare in depressione. Perché se mai in depressione è meglio che cambi sport. Qualcuno è andato in depressione, io non ci vado in depressione. Io non ci vado. No, per quello dicevo lo slogan per il 4008 semplicemente Fortitudo, lo slogan di 4008, semplicemente Fortitudo, ma no, io ne voglio anche 5005, quest'anno mi faccio tutti, sono tutti abbonati, vorrei vedere se qualcuno mi dice del 10%, non c'è posto, voglio il palazzo pieno, che farò un maxi schermo fuori. Non c'è più il derby, quindi. Da questo punto di vista, penso che la convivenza con la gente diventerà pesante, si fa dei danni insieme a casa. Sono anche. Secondo te cosa ti rispondo? Vuoi la risposta istituzionale o vuoi la risposta? Da una vita questa conosco da parte dell'abbonato e quindi facevi tutto un altro tipo di attività. Quindi. Chiaro che la risposta, però la risposta della società è che io voglio il mio palazzo. E su quello ci state pensando? Sto sognando. È chiaro che in questo momento bisogna essere
molto razionali e bisogna cercare assolutamente di questo nostro impianto, questa nostra casa, e però un club che guarda avanti non può avere una convivenza, soprattutto a Bologna, come diceva giustamente Spencer. Noi siamo a Bologna, siamo, cioè il basket è un'altra storia, c'è un'identità, c'è questo è mio, noi questa è la nostra, insomma, quel seggiolino lì è mio, pensare che ci va a sedere un altro già mi ordinerò, cioè io a mio figlio gli ho fatto il seggiolino, cioè, pensare che ci vada a sedere un altro mi dà fastidio. Però è giusto che sia così, cioè, ho fatto una battuta che poi ho chiesto a Marco assolutamente, cioè, voglio andare a vedere il Palio perché voglio capire bene come si vive le situazioni, là sono più ampie di qua, no? E a Ferragosto vado a vedere quello, quindi è importante per noi avere la nostra casa, questo sì. E poi quest'anno vediamo di convivere insieme, però no? Il sogno è cercare di avere la nostra casa, questo sì. Sulla situazione legata a Ben Sponso, quindi anche la campagna abbonamenti, e poi campagna abbonamenti direi a fine luglio come l'anno scorso. Sugli sponsor stiamo lavorando in queste due settimane, incontrerò anche Federico, cercare di che in questi anni ci ha dato una grandissima mano, io spero che continui con noi, quindi in giro di 15 giorni vediamo un attimo il da farsi. C'è così fretta di fare tutte le cose, tranquillità. Però vi posso garantire che, tornando, lo parlavo oggi a pranzo, nel nostro anno, diciamo, l'opinione pubblica dice sfortunato perché è andata sulla via, c'era depressione totale. Però vi posso garantire che ho ricevuto più di telefonate di sponsor che mi hanno detto: Cristian, vai avanti, ti do anche più dell'anno scorso. Noi ci siamo. E non dico sponsor piccolini, sponsor importanti. Quindi alla fine la competizione in questa città ha sempre dato grandi stimoli anche al nostro popolo e ai nostri amici della Fortuna. Quindi sono molto contento che in questi 4 anni abbiamo fatto vivere alla città di Bologna questa veramente voglia di sport, veramente tanta voglia di fortitudine. Sono nati tanti fortitudini in questi 2 o 3 anni, non dimentichiamoci, e tanti giovani si sono avvicinati alla fortitudine, perché alla fine abbiamo fatto un ottimo lavoro, un ottimo. Poi c'è gente che critica la società, dov'è? È qua, io rispondo a tutti, abbiamo risposto a tutti, cioè siamo qua. Ah, Bonicioli, fa tutto Bonicioli, e via. Ma perché? Chi l'ha detto? Cioè, no, non ci piace parlare, ci piace lavorare e fare i fatti. Cioè, io non devo venire in conferenza stampa tutti i giorni, cioè, a me non mi frega niente. Non faccio né conferenze stampa di addio, non faccio conferenze stampa perché faccio altre cose, cioè, non faccio conferenze stampa di niente, faccio quando ho qualcosa da dire. Noi lavoriamo, questo è il nostro stile, cioè, non ci interessa, facciamo le nostre cose. Ci siamo, abbiamo pagato i stipendi, quindi vuol dire che la società c'era. C'è qualcuno che avanza dei soldi? No, quindi la società c'è, questi 3 anni c'è sempre stata, e come che c'è stata. Quindi poi se qualcuno ha, siamo qua, anzi, siamo sempre qui. Se qualcuno ha dei problemi o dei dubbi, non sembra che ci siamo mai nascosti, eh. Se uno ha dei dubbi ci fa delle domande e le risolviamo. Io posso dire una cosa che invece a livello di cui è una cosa che per voi, cioè il fatto che un motivo di critica da parte della piazza è stata la cosiddetta rinuncia a un progetto giovane sulla prima squadra, che è partendo in lontano, dalla cultura sindacale, di campo grande, e vabbè, anche questo aspetto è andato male. Però in realtà la Cali si sta muovendo molto bene, mi sembra, no? Quindi sono progetti di crescita ulteriore, e quindi la prima squadra in 2 anni che sulla carta, almeno in questo momento, dal mio punto di vista, è più competitiva di quella dell'anno scorso per poter cercare di essere promossa, unita a un settore giovanile che si sta muovendo bene, penso al rinnovo dell'accordo anche di collaborazione con la SC, mi sembra un mix importante riguardo al futuro, pensando anche ai giovani, nonostante appunto qualche video.
questo è un tema un po' delicato e secondo me è giusto affrontarlo, e io lo affronterei uno alla volta. Quindi partiamo da Candy. No. Candy ha fatto una sua scelta di vita che non condivido, ma gliel'ho anche detto. Essendo un 97 c'è l'opportunità di un club professionistico di venire a portare via il giocatore comprando il parametro. Reggio Emilia mi ha chiamato, mi ha detto: Cristian, noi siamo interessati a Candy. Bene, sono molto contento, te lo do in prestito. No, se ce lo dai in prestito non lo prendiamo, andiamo su un altro giocatore. Allora ho chiesto, parlo con il giocatore, mi sembra giusto un rapporto con Leo all'età di mio figlio, quindi sono cresciuti insieme, per me era come veramente fosse mio figlio. Ho parlato con Leo e Leo in 3 secondi mi ha detto che voleva andare via. E in 3 secondi voleva andare a fare questa esperienza. Quindi se io volevo fare l'antipatico nei confronti di Candy, gli mettevo il bastone fra le ruote e facevo scappare Reggio Emilia. Ma siccome che questa società è una società seria, ha fatto il bene di Leo Candy per la volontà di Leo di provare a giocare in A1. Quindi mi sembra una scelta intelligente della società di non mettere i bastoni fra le ruote a un ragazzo giovane e cercare di fargli fare una sua esperienza. Punto. Molto semplice. È una scelta che ha voluto lui, noi non avremmo voluto, avremmo voluto darlo in prestito, fargli fare questa esperienza. Reggio Emilia ha detto di no. Se io mettevo il bastone fra le ruote, facevo un po' di confusione e non ci sembrava corretto nei confronti di lei. Allora ci stavamo detto: Cristian, vai, accontenta ragazze, perché noi non vogliamo assolutamente queste cose. Quindi, ma è giusto che sia così. È un ragazzo di 20 anni, cioè. Io ho sempre odiato le società piccoline che lottano sui ragazzini, figurati se li metto, se il ragazzo ha avuto quella volontà lì è giusto farlo, per il bene suo. Poi se ne pentirà, non lo so, però è anche giusto dare l'opportunità a un ragazzo che ha voglia di andare nei professionisti di farlo andare. Cioè non è che abbiamo abbandonato il progetto giovani, ci sono delle condizioni in certi momenti che vanno in un'altra direzione. Secondo me abbiamo fatto il bene del ragazzo, perché era una sua volontà, e a un ragazzo di 20 anni tappaglio le ali non era giusto. Secondo me abbiamo fatto i genitori bene, perché i soci hanno detto questo e io ho condiviso in pieno la loro scelta. Campo Grande è un po' più delicata la situazione. Parlo con il coach mi dice: Cristian, per me dobbiamo lavorare su Campo Grande, prolungargli il contratto di 3 anni, lo mandiamo a giocare 1 anno, guardiamo se il ragazzo cresce come è cresciuto in questi anni, dimostra di stare in campo 25-30 minuti da protagonista e l'anno prossimo lo riportiamo a casa. Gli dico: mossa intelligente, giusto, concordo in pieno. Chiamo il procuratore di Campo Grande, gli dico: guarda, vogliamo prolungare altri 2 anni. Lui aveva un contratto con noi, di 2017-18 aveva già il contratto. Vogliamo prolungare il contratto altri 2 anni, lo mandiamo a giocare in una nostra società amica, dove Matteo Bonicioli ha già parlato col coach, dove c'è un percorso in questo anno, dove Matteo andrà anche giù 2 volte a seguire il ragazzo, e poi chiaramente se il ragazzo fa quel percorso che noi pensiamo, lo riportiamo su. Il procuratore dice: no, in quella società non lo mando, lo mandiamo in un'altra società. E gli dico: scusami, ma il giocatore è mio di proprietà, mio di contratto, secondo me, voce capitolo, ce l'ho, il mio percorso è quello. Non mi puoi ricattare, lui mi risponde, e io gli rispondo: io non ricatto nessuno, questo è il nostro percorso. Fammi parlare col giocatore, perché sinceramente io e ricatti non ci sto, io ti sto spiegando un percorso. Provo a chiamare il giocatore non mi risponde, mi manda un messaggio che era meglio che io parlassi col procuratore, da lì ho capito che c'era qualcosa che non andava, ho chiamato il procuratore e ho detto: guarda, se è questo l'atteggiamento, che voi potete fare quello che volete, noi non ci mettiamo a litigare con nessuno, se il giocatore non vuole stare qua può andare dove vuole,
per noi non c'è problema. Lui ha un altro anno di contratto con noi, starà qua a Bologna e farà quello che deve fare. Se questo è l'atteggiamento, Fortitudo non si piega a nessuno. Molto semplice. Loro sono, ci hanno mandato una raccomandata che sono usciti dal contratto, avevano uscito e sono usciti. Ma io non mi piego da nessuno. Non c'è problema. Campo Grande l'abbiamo portato a casa noi da Roma, l'abbiamo portato su, l'abbiamo fatto crescere. Matteo Bonicioli ci ha messo la faccia per farlo diventare un giocatore, e questo è quello che i giocatori ti danno quando tu fai crescere certi ragazzi. E poi ti fai post che saluta dicendo che sono i suoi due anni più belli, basta. Poi Matteo ha estranea, fa le tue, però basta chiacchiere. Noi non ci facciamo mettere le teste da nessuno. Quindi ha scelto, si vede che altre piazze sono meglio della Fortitudo, però non ringraziare i tifosi, perché parliamo di niente. Parliamo di niente. Queste sono le verità di quello che è successo sui progetti giovani. Non è che non crediamo nei giovani, chiaramente anche noi abbiamo i nostri percorsi. Non ci facciamo mettere le teste in piedi da nessuno, assolutamente. Siamo molto dispiaciuti, quello sì, soprattutto Bonicioli. E poi la vetrina gliel'ha fatta prendere lui, certa gente, rischiando anche la sua faccia. Quindi non è che Bonicioli li ha mandati via, è Cristian Pavani che li ha mandati via. Così, se vogliamo, così qualcuno ci mette la faccia in più. State zitti adesso. Ah, oh, bravo. C'è bene neanche l'acqua, Marco, non ci è andato neanche l'acqua. Lui non ha fatto i post quando è andato via. C'è un curriculum un po' diverso, eh? Quanti scudetti hai vinto? 8. Però forse mancava qualcosa, no? Allora io ti chiedo se fosse il desiderio della conduzione che era sul mano per azione di potere. Allora io ti chiedo se questo desiderio, no? Sul mano sul finale è stato il regno delle motivazioni che ti hanno portato a rimettere il gioco adesso in un resto di tempo. Ma se devo dire, sono due cose totalmente diverse. Io quello che avevo detto dopo l'anno che avevamo perso la finale era che mi sarebbe piaciuto ritentare la scalata alla Serie A da giocatore. Ovviamente sono state fatte a livello societario scelte diverse, ma non c'è stato nessun rammarico da parte di nessuno, perché sono i corsi della vita. Tant'è vero che quest'anno, quando Cristian mi ha richiamato, mi ha sorpreso molto il fatto che lui mi abbia chiesto di mettere a disposizione della Fortitudo la mia esperienza. È sicuramente una cosa che mi ha dato molto orgoglio. Io mai avevo pensato di poter fare il dirigente. Il fatto che lui me l'abbia proposto in una società ambiziosa e di tradizione come questa è sicuramente la spinta che mi ha fatto tornare indietro. Poi, come ho detto tante volte, ci sono alcune società che in momenti particolari della mia vita professionale e non solo, anche a livello familiare, mi sono state vicine e mi hanno dato una mano a rialzarmi. Una di queste è sicuramente la Fortitudo. Quindi con Cristian c'è un affetto che mi lega oltre a quelli che sono stati i miei momenti da giocatore, e spero ora di poter ripagare la fiducia che lui e la proprietà hanno riposto nella mia persona. Quindi questa è la spinta principale, insomma. Secondo me una partita, sì. Se si può, il tuo predecessore al primo anno, il tuo ruolo, dopo qualche mese, era in campo. Tu hai già le scarpe pronte per giocare? Ma ti direi di sì, perché comunque un giocatore si sente sempre un Highlander. La realtà dei fatti è, credo di no, perché comunque la squadra che è stata allestita è di altissimo livello, di alta qualità. E quindi credo che sia giusto ad un certo punto della vita prendere coscienza che si è diventati grandi, che questo sport, insomma, è arrivato alla fine. Quindi credo assolutamente che non ci sarà questo rischio, insomma. Cosa serve per vincere?
come diceva Cristian, tutta una serie di fattori. Prima di tutto la determinazione del gruppo. Non si può dire che qui non si lavori per arrivare pronti nei momenti importanti, bisogna vedere come il gruppo riesce a identificare la volontà di andare proprio oltre i propri limiti. Quindi insomma si sa che una promozione su 32 squadre è una follia, è un obiettivo molto difficile da raggiungere, ci saranno tanti pretendenti che cercheranno di fare bene, quindi è il gruppo che deve trovare dentro di sé la spinta per arrivare il più in alto possibile. Ma come ho detto, portando la mia esperienza di giocatore, come ci sono già tanti giocatori di esperienza, però magari portare la mia esperienza nei momenti che contano penso possa essere un piccolo valore aggiunto, sommando a tutte le altre cose che la società metterà a disposizione dei giocatori, oltre al fatto che c'è un tecnico, uno staff tecnico di altissimo livello. Penso sia solo una questione di esperienza. Marco, volevo chiederti se comunque la decisione di smettere di giocare la saprei oppure no, cioè se tu fatto fino a 3 mesi, sì, e c'è stato una decisione appunto sul momento, cioè comunque, e tra l'altro anche se prevedi, insomma, se ti aspettavi forse magari un riconoscimento maggiore per quello che hai fatto in una carriera, sei appunto buono, appunto scuro, per la storia della storia. Un riconoscimento in che tipo di cioè, non so, che magari se ne parlasse un po' di più dal punto del fatto che smetti di giocare. La decisione immagino che ci sarà anche costata, immagino, insomma. Senti, io già inizio dell'anno scorso, la stagione scorsa, avevo investito un po' di tempo nella sperata di una chiamata di alto livello, perché comunque mi sentivo di poter dare l'anno scorso un altro anno di qualità. Poi chiaramente ho fatto un po' i conti con l'età anagrafica, con quella che è la situazione del panorama della pallacanestro in Italia, la spinta a smettere è arrivata con questa chiamata. Come dicevo prima, un giocatore si sente invincibile, quindi il fatto di dire smetto per come la vivo io è un po' dire cavolo, sono diventato vecchio. Quindi insomma prendere coscienza di quella che è il diventare grande o comunque pensare a un futuro, nonostante sia sempre stato un giocatore che si è preparato a tutti gli scenari possibili e immaginabili, insomma è sempre una scelta importante. Insomma, io per 20 anni ho fatto questo, è stata la mia routine, quindi a 40 anni rimettermi o comunque riorganizzarmi nella vita sportiva, non sportiva, professionale, è sempre comunque un cambio importante. Ma ti dirà dire niente? No. No, infatti come sei allenato, tra virgolette, nel management, nell'ambito economico, no? Questo ti ha aiutato a ricoprire questo ruolo? Ma io credo che sentendo anche Cristian parlare prima, ovviamente anche la gestione delle società sportive è sempre più a livello manageriale, quindi credo che portare anche la mia esperienza di studio oltre che a quella di consulente possa essere solo d'aiuto. Non si basa più solo su quella che è la qualità sportiva, ma penso che le società sportive e il calcio lo dimostra, sono delle proprie aziende, quindi insomma il fatto di far quadrare i conti, trovare risorse, comunque far sfruttare al meglio quelle che sono le capacità produttive del marchio, dell'immagine, siano fondamentali. Ho fatto un po' da te, da ex direttore di Canesi, sulla carriera da tempo, e si rilascia un po' per quella che poteva in caso di mancare la vita, al di là di un'alternativa. Non dico la squadra, ma il pacchetto lungo della fortitudo già di per sé come lavora tutto di più per poter aprire la condizione. Io credo che comunque tutti i giocatori che fanno parte di questa squadra siano i migliori che potevano arrivare qui in questo momento. Non penso che ci voglia nome, non penso che ci voglia un passato glorioso, ma credo che ci voglia una gran spinta, una gran voglia a far bene. Ogni gruppo, ogni squadra, ogni situazione, ogni città è una storia a sé stante, quindi la cosa importante è come questo gruppo, che viene praticamente rifondato da zero, riuscirà a migliorare e a unirsi in questa stagione. Come dice Matteo, è importante arrivare pronti alla fine. Quest'anno penso che
processo di crescita con giocatori maturi possa essere, nonostante parta quasi da zero, molto più rapido. Il fatto che nella squadra nella quale giocate c'è solo italiano, sì, è diverso da quello che l'ha fatto l'AMA, perché l'AMA veniva dalla squadra e diventava una figura dirigenziale. Sì. In un certo senso è un punto a favore, un punto contrario, un punto indifferente. Cioè è un ruolo completamente diverso in certo senso da quello di l'AMA. Sì, questo indubbiamente. Io penso che la mia bravura, ma comunque anche quella che penso abbia spinto la società a arrivare qui, è un po' quella che è stata la serietà, che è stata 20 anni di carriera, è quella che è un po' la mia persona di indole. Quindi chiaramente non potrò essere il compagno di spogliatoio, non potrò essere il compagno di allenamenti, non potrò essere un compagno di fatica durante le partite. Come dici tu, un ruolo totalmente diverso. Credo comunque che, delineato quello che è il mio ruolo a inizio stagione, non penso ci siano grosse difficoltà a essere accettato, insomma, anche perché qui tutti lavoriamo nella stessa direzione, quindi non è che io vengo a stravolgere quello che è la normale vita di squadra. Come ho detto prima, vengo a portare la mia esperienza di giocatore, quindi trascorso importante, quella di aver fatto parte di società che hanno vinto, quindi visto un po' la gestione, e niente, porto solo la mia esperienza. Sì, sì, prossima settimana si fanno tutte le carte e la Fortitudo si trasferisce tutta là, sì, assolutamente sì. Poi ne parleremo a breve. Tutti, sì, tutti. Sì, 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 assolutamente sì. Tornando al discorso che diceva prima Marco, insomma, un club moderno deve cercare di aumentare il fatturato. Noi abbiamo visto in quella strada lì l'opportunità di aumentare il fatturato per Fortitudo, quindi questo sì, dare servizi, dare opportunità ai ristoranti, insomma, nascerà un progetto interessante che verrà acquisito dalla fondazione, quindi nasce un percorso interessante che a breve vi verrà illustrato, assolutamente sì, assolutamente sì. C'è un primo passaggio per, parlavamo prima, insomma, per cercare di fare un club sempre più sul territorio e avere qualcosa di nuovo, cioè, che è la cosa più importante, avere le basi ben solide. Per il discorso di Federico, ci sarà la riapertura della pasticceria? Sì, si sta già lavorando pesantemente. Federico Politi, che è il nostro responsabile, avremo 4-5 ragazzi da fuori, quindi riapriremo un percorso su giovanile molto interessante. Stiamo lavorando anche su un giocatore africano, un ragazzo molto giovane, che sarebbe il primo che portiamo dopo la rinascita di Fortitudo qua a Bologna. Insomma, abbiamo aperto un canale in Africa, stiamo veramente investendo molto sul settore giovanile. Che se ne dica che vanno via, ma noi su questa base ci stiamo lavorando molto. Durante gli allenamenti che stanno facendo adesso ci sono parecchi ragazzi, e non vi nascondo, molta gente che ci mandano ragazzi del 2000, del 2001, del 99 a venire a Bologna, a cercare di portarli qua a Bologna, perché sanno che qui sui giovani i risultati dimostrano che il nostro staff tecnico è il miglior staff tecnico che c'è in questo momento in Italia. E vi dico che ci sono gente molto importanti, che hanno giocatori molto importanti, che le portano qua. Stiamo aprendo collaborazioni con altre società, insomma, stiamo lavorando molto sotto, però di raccontarlo lo raccontiamo un po' più avanti. Mi piace, come dicevo prima, non è che dobbiamo fare conferenze e scrivere tutto, mi piace anche lavorare con calma, con tranquillità, con basi solide. Stiamo facendo dei progetti veramente molto molto interessanti, e l'Academy è uno di quelli. Direi che sei, dopo un po' di tempo, il primo presidente veramente operativo che si è dedicato esclusivamente alla Fortitudo. Sì, sono il presidente operaio, mi piace dire. È vero, è vero. Sì, sì.
e mi dà tanto orgoglio questo, assolutamente sì, perché come dicevo prima la faccia se la mettiamo, non mi va di metterla assolutamente, è arrivato il momento, quindi è giusto che sia così, però ci prendiamo, dicevo prima con lui in ufficio, la responsabilità che ce la prendiamo proprio alla grande, perché insomma non capita tutti i giorni essere presidente della Fortitudo, devo ricordarselo bene questo, però poi ti dico la verità, quando mi chiama presidente mi viene, mi chiamo Cristi, lo so, però lavoriamo, lavoriamo assolutamente, siamo qua per il pop, come diceva prima, sì, non è vero, siamo qua per il pop, siamo qua per il pop, primo giorno? Il 18, 18 agosto, sì. Il 19 saliamo subito a Lizzano, sì, il 19 andiamo a Lizzano, poi c'è una serie di amichevoli che ormai adesso stanno sistemando e a breve mi manderemo un po' tutte le comunicazioni, sì sì, faremo raduno qua come facciamo di solito, poi non so se la sera stessa o la mattina, adesso valuteranno un attimo la situazione, facciamo una settimana a Lizzano, il 19 faremo la festa su, insomma adesso stiamo definendo un po' tutto. Quest'anno anticipiamo a Lizzano, perché l'anno scorso era un po' più avanti, però quest'anno anticipiamo e andiamo subito a Lizzano, cioè, insomma, stiamo benissimo a Lizzano, un posto fantastico, un posto stupendo, c'è una piscina fantastica, vidiciatico, no, no, vi stavo dicendo, aspetta un attimo, no, assolutamente, assolutamente, assolutamente. Per quanto invece riguarda le prime due partite, sì. Sì, aspettiamo un attimo il calendario, vediamo un secondo, ma sicuramente stiamo valutando sia Rimini che sia Firenze. Stiamo valutando le... Vediamo cosa succede. Vediamo un po' cosa succede, ma diciamo che le due scelte sono Rimini e Firenze. Stiamo vedendo logisticamente, insomma, stiamo... Firenze mi sembra una piazza interessante da andare a coltivare, vediamo un po', mi stuzzica un po' un palazzo grande, però vediamo, vediamo, eh? Sì, mi stuzzica un po', è bello, vediamo, vediamo un po', insomma, però adesso dobbiamo parlare un po', vedere un po' logisticamente, costi, situazioni, dobbiamo vedere un po' di roba, però diciamo che abbiamo queste due alternative che andremo a valutare, vediamo il calendario, vediamo le squadre, vediamo un attimo... Ci sono le prime due. Prendete tutto. Io ho fatto una domanda però precedente con Fortitudo, però che racconto qualità. No, non mi frega niente nessuno, no. Credimi. L'1 luglio c'è stato Vasco Rossi, fatto i 40 anni e poi viene dal Punto Radio. Tu per Punto Radio hai fatto qualcosa? Abbastanza. Ci racconti un po'? No, no. Dai. Questo è un altro mio passaggio della vita importantissimo. Sì, avere aperto quella radio lì dà tanta roba, insomma, per me dà tanta roba. Quindi è un pezzo della mia vita che porto con me. E domani sono su Radio Sportiva, ma vado a casa mia, e quindi domani mattina torno a casa mia, sì. Sì. Però sì, è stata un'avventura stupenda, insomma. Anche quella è stata un'esperienza, anche quella è partita da zero, no? Quindi è stato bello, poi con Emanuele abbiamo fatto degli anni stupendi, però anche qui, insomma, a me piace partire da zero, quindi riportare su le cose mi piace, insomma, vado dentro al problema a 360 gradi, però sì, quella gente che qua, un po' parecchia gente è passata da lì, quindi... Però grazie del ricordo perché ce l'ho dentro, quindi per me la radio sì, assolutamente, e c'ero, di nascosto c'ero, quindi non potevo mancare, quindi sicuramente è stata una pagina importantissima, però questa posso garantire che dà un'adrenalina che non... Insomma, e questo va detto grazie anche a Gianluca Moratori che ha creduto in me la prima volta che siamo qui. C'è un feeling importante fra me e lui, e quindi gli devo dire grazie assolutamente. Ci conosciamo da quei tempi lì, quindi. Altre cose?
che Valentina mi fa star male. Quando sarà ufficializzata la fondazione? Sì, mi parlano di metà settembre. Tra i vari soci che stanno trattando l'universo, potrebbe esserci anche Aspen che vuole in qualche modo? No. Discorso di no, Ascom no, assolutamente no. E, non fanno parte associazioni, insomma, fanno parte degli imprenditori, non associazioni di categoria assolutamente. Tornando alla domanda che mi diceva prima di Galletti, il ministro è nostro tifoso e ha voluto partecipare a questa avventura, poi speriamo che partecipi veramente a tempo pieno, fra virgolette, con i suoi impegni, ma ha visto quello che sta nascendo e cos'è questo popolo, lui è tifoso nostro, quindi ha voluto esprimere anche lui un augurio e un impegno a darci una mano a costruire questo percorso, quindi sa bene cosa vuol dire Fortitudo, sa bene cosa vuol dire Popolo della Fortitudo, nulla di più né di meno, poi a settembre vediamo un attimo come si metteranno giù le cose, però è molto vicino a questo percorso, questo sì. Aveva detto che a luglio iniziamo a lavorare a Padova. Anche a me l'aveva detto. No, cioè qualcuno, a parte scherzi, stava già lavorando e a breve ci dovremmo anche incontrare, quindi no, stanno già lavorando perché il primo lavoro è dividere la caldaia, separare la caldaia perché insieme alla scuola. Il secondo intervento sono le luci, stanno andando avanti. No, ok, sapevo anche problemi di spogliatoio. In che senso? C'è da rifare più o meno. No, c'è qualche spogliatoio da rifare, no, il nostro non è da rifare. Quello dei ragazzini? Sì, no, c'è qualche problema su qualche sbaglio, però adesso nulla di così problematico. No, vedevo. Assolutamente. E quando posso a casa? No. Però nulla di però si mettono a posto, insomma. Ma i simboli porti nudo che verranno casi. Ma io mi attaccherò qua. No. È un argomento difficile, Alessio, un argomento difficile. Che dobbiamo cercare di capire. Faremo due entrate, no, scherzo. È un argomento un po' difficile che non raccontare diventa un po' difficile. Metteremo dei LED, non lo so. Non, è ancora un po' prematuro, sicuramente non è una cosa semplice, questo l'ho detto 4 mesi fa e qualcuno si è scandalizzato, però mi dispiace se mi scandalizza, però purtroppo non è una cosa semplice, insomma, questa è casa nostra da una vita, loro hanno fatto dei cioè quindi un po' se devono aspettare, che non è una cosa semplice, però posso garantire che con Loredano adesso ha dato le dimissioni, Giulio ho sempre trovato persone squisite, quindi ci mancherebbe altro. E adesso vediamo un attimo con chi dovremmo parlare, vediamo un po', insomma, stiamo aspettando un po' gli sviluppi. Beh, prima vediamo di cosa parla sto bando, poi vediamo se facciamo richiesta o no. Cerchiamo di capire quando esce sto bando, valuteremo, i soci valuteranno se è interessante o no, dopo valutiamo un secondo, insomma, vediamo come ci può. Passato si è parlato di un museo. Cioè le cose sono cambiate in questo momento. Diciamo, come dicevo prima, un club ambizioso e moderno deve arrivare su quella strada lì. Poi ne abbiamo parlato 2 anni fa e non so, cioè, ma dobbiamo capire tante cose. Visto la situazione, avere prodotto di proprietà, quindi palazzo di proprietà e centro sportivo di proprietà, diventa più semplice. Quando il prodotto non è tuo, diventa più complicato. Ma si sarebbe per costruire un paradotto a Isla? Terreni in giro per Bologna ce n'è tanto. Ce n'è anche lì, ma non ce n'è solo lì, quindi se si valuta bene qual è la strada migliore, si valuta anche di capire la fattibilità, cioè, quindi, però sicuramente bisogna arrivare lì, è inutile stare a fare dei traslochi di qua, di là, di su, di giù, c'è gente che ha un museo che non è neanche aperto, quindi se io faccio un museo lo voglio aprire. La strada del futuro,
sai, per raggiungere un palazzo tuo, sì, sì, no, non mio, di Cristian Pavani, non è necessariamente un palazzo. E questo non si può comprare, io comprerei questo, però questo non si può comprare, secondo me è un, dicevo prima, un club ambizioso, un club che pianifica, deve avere una, un club di proprietà, un palazzo di proprietà, assolutamente sì, assolutamente sì. Poi che si arrivi, che sia un sogno, è un altro discorso, però devi cercare di avere sempre di più entrate. Ma sì, sono appena arrivato, cioè adesso Damiano, non è che possiamo fare, l'Italia non si fa in 24 ore, è chiaro che avere degli obiettivi, avere dei sogni, secondo me è già molto importante. Poi se ci arriviamo, adesso il primo passaggio è il centro sportivo, che non è poco, credimi, che con tutto rispetto in questi anni nessuno ha forgiuto, ha avuto dei presidenti più ricchi di noi, e bisogna dire la verità, parlo sempre dei sei piccoli eroi che riescono a portare un centro di proprietà, diciamogli di no, no? Diciamogli che la società non c'è, questo io veramente non lo mando giù, perché poi la fondazione è nata ieri, quindi diciamo che questo percorso viene dai soci prima, poi è chiaro che danno una mano anche la fondazione, però se un club riesce a avere di proprietà un centro sportivo, no, non so quanti club di basket hanno un centro sportivo proprio, quindi mi sembra che la società ci sia. La stazione per amore fa sì. Parte della fondazione dei 10. Si sta lavorando su questo percorso, non vi nascondo che sto facendo un po' di chiacchiere anche con altre associazioni, insomma stiamo cercando di trovare la maniera di che l'associazione per amore abbia un ruolo importante sempre di più anche nel centro sportivo, ma stiamo parlando anche per cercare di capire se c'è un percorso interessante anche per l'associazione in quella direzione lì. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.